Diretta ancora una volta ci colleghiamo con il nostro preparatore atletico di fiducia nel risveglio muscolare, Pierluigi De Pascalis. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno. Allora, siamo praticamente alla vigilia dell'ultimo dell'anno, Pier, e quindi che sia veramente una bella fine, ma soprattutto un grande inizio per te e per i tuoi cari. Oggi parliamo, diciamolo proprio a tutti noi, a tutti quelli che ci seguono, no ai buoni propositi. Sì, infatti non se ne può più, ora comprendo il periodo e anch'io approfitto per fare gli auguri a te, a tutti quanti i tuoi cari, a tutti quanti i nostri ascoltatori. Spero davvero che possa essere un buon anno quello che sta per arrivare. Spero davvero che il 2015 possa essere in qualche modo positivo o maggiormente positivo rispetto a quello che abbiamo appena concluso. Quello che sarebbe opportuno invece evitare, evitiamo almeno questa sceneggiata anche quest'anno, del discorso di anno nuovo, vita nuova, anche perché tutte quante le persone che lo dicono, e noi ci riferiamo esclusivamente al settore del fitness, è evidente, poi la vita ogni anno la cambiano, nel senso che diventa sempre un po' più larga. E ora cercare di ridimensionare, lo abbiamo detto anche la settimana scorsa, ridimensionare l'alimentazione in questo periodo non è cosa buona, non è cosa buona perché insomma alla sera di Capodanno non mi sembra esattamente il caso di farlo. Però se noi cerchiamo in qualche modo anche in questo periodo di darci una piccola regolata, di evitare perlomeno quello che accade talvolta anche per una forma di goliardia che ritengo forse tra le più sciocche forme di goliardia, ossia ci mettiamo a mangiare, facciamo il bis e poi magari andiamo ancora giù più pesantemente per far vedere quanto mangiamo, quasi chi più mangia ha un valore maggiore nella comitiva. Magari evitando queste cose già recuperiamo tutta quanta una serie di calorie e evitiamo quindi di appesantirci maggiormente. Vale anche per i giorni a seguire. Lo so che i consigli che sto per dare ce li spiattelleranno in TV praticamente tutti gli esperti o sedicenti tali, però è vero che se noi stiamo mangiando maggiormente proprio a causa di un cenone o di qualcosa di simile, se poi cerchiamo di darci una piccola regolata nei passi successivi, nei giorni successivi, cioè se ne avvantaggia anche il nostro organismo, che fa comunque una gran fatica per poter gestire un eccesso di cibo che normalmente non è in grado di affrontare. I buoni propositi, ripeto, non è mai troppo presto per cominciare, quindi non occorre necessariamente aspettare la notte di Capodanno per fare l'elenco di quello che vorremmo cambiare, fatelo subito. E se poi davvero volete invece aspettare il primo dell'anno, anch'io vi attendo, perché io ogni primo dell'anno, come del resto faccio però anche nel corso di tutti quanti gli altri giorni, andrò a correre e possiamo virtualmente incontrarci alle 10 del mattino. Vi basta avere un'app su un cellulare, io utilizzo Sport Tracker, quindi virtualmente staremo correndo tutti quanti assieme, se mi permetti, tutti assieme verso il nuovo anno. Assolutamente sì, buon anno, grazie per essere stato con noi ovviamente, Pier, e ci sentiamo martedì prossimo. Un abbraccio. A martedì, un abbraccio.